Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati su questo episodio di Kirby e la Terra Perduta. Iniziate subito questo episodio con questo livello. Gelo in metropolitana. Abbiamo il famoso tornado cinirino, che a quanto pare si è salvato. Non sostituendo questo gioco con qualcun altro, come spesso faccio. E vediamo un po' cosa possiamo dirci, di cosa possiamo parlare. Molto scivolo, molto interessante. Ma vediamo innanzitutto se c'è qualcosa di nascosto, perché dobbiamo fare delle missioni secondarie e anche trovare Waldo D. Ok, andiamo qua. Ok, perfetto. Si può entrare in questa parte. Sembra che si possa pure glitchare. Ma non si può glitchare in questo gioco. Allora, credo. Devo vedere video su YouTube, però ho detto che non vedo video su YouTube per non spoilerarmi il gioco. Ma qui ghiacciata con le tette case e si può entrare nell'acqua. Sì, tecnicamente si può entrare nell'acqua, però non praticamente. Ok, capsula, buono. Buono. Mi serve. Ok, bomba a tempo. Può servire? Non credo. Sei sul tetto di due vagoni. Ok. Però quindi che il secondo vagone si trovi tipo alla fine. Vediamo un po'. Respawna bomba. Ma vuoi respawna, ti prego. Mi ha lasciato. È il mio migliore amico, mi ha lasciato. Oh no. Quelle parole. Vabbè. Ah, sarà difficile combattere. Molto easy. Martello, giocattolo. Prima voglio salire qua. Ok, perché devo completare la missione. E poi vediamo un po' questo che cos'è. Se magari. Se magari. Oh, ok, grazie. E va bene. Dobbiamo lasciare obbligatoriamente il tornado cinerino per concentrarci su questo. A me non piace molto come abilità, però fa niente. Il bello del ghiaccio è che, come anche nella vita reale, conserva quello che aveva dentro. Quindi molto utile da sapere. Soprattutto se si vuole morire per sbaglio. Sì, lo sento, guarda qui. Intrigante. Oppla. Qua dentro, qua dentro. Ok. Lo sapevo, lo sapevo. E questo è il primo. Io non ho mai fatto questa cosa nel let's play, però voglio vedere se proprio questo si può vedere il l'ordine delle missioni secondarie. Che questo è molto utile da sapere, perché si vede se è il primo, il secondo, il terzo, e quindi si vede dov'è che bisogna andare la prossima volta. Cosa che non ho mai fatto e mai ci ho pensato, però poi me ne sono detto, perché non farlo. Ok, sopra là non si può andare. Okay. Vediamo un po'. Oppla. Un'altra capsula, è buono, buono. Nient'altro? No, a quanto sembra no. Perfetto. E qua. Dai, guarda di, guarda di. Dove stare, guarda di. Trova due passaggi segreti.
Ok. Ah, ok, questa è la porta arancione, perfetto. Quindi, uno, due, qua sotto. Tu sei... No. Sì, si sente, quando lì si sente. È qui. Vediamo, vediamo. Tre. È saltato il secondo. Il secondo. Ah, ok, trovo. Questo è questo qua. Ok. Ho trovato. Secondo e poi c'è il quinto. Che si trova andando sopra le scale. E bocco morfosi. Perfetto. Vorrei andarci sopra, però non so come. Quindi a meno che non ci sia una scala qui in mezzo, non si può fare. E invece si può fare. Ah no, ok, teletrasporti più veloci. È buono, buono. Molto economico. Vediamo un altro passaggio segreto. Se lo speriamo. Questo è il passaggio segreto, no? Probabile. Sì. Ok, fatto. Ma come fai si? Butta giù. Oh no. Questo è il tempo della speedrun. È anche molto veloce come cosa. Veloce, veloce. Veloce. E niente. Mi sa che non si è vista niente per fare. No. Devo riuscirci. Costa quel che costa. Ora costa di pagare il costo. No. Non fa ridere. Ok. E bocco morfosi, non so di che cosa. Ah, è morfo coro, giusto. È un po' arrugginito però fai. Ok. Interessante. E adesso bocco morfosi. Capsa. Perfetto. Ma credo che questo ci servirà più tardi. Non so perché però. Ah, ecco. Perché ce ne sono delle crepe. Ho visto qua una crepa, o sbaglio? No, oh, scusa, non ho immaginato. Sì, lo so che sei qui, vado di. Eccolo, è qui. Sicuramente. Opla! Si sente il rumore del vado di. Ok, ora ancora di più, perfetto. 4 valdo di nascosti, così si è salvati. Altra capsula. Controllo all'interno del container. Ah, ovvio, perfetto. Ma sbaglio o abbiamo completato tutto al 100% per la prima volta? Mi sa di sì. Molto molto buono. Peccato, dobbiamo spendere per forza. Questo non serve a dare l'altro livello, sbaglio. No, forse martello. Vabbè, oggi vado di martello, dai. Non li grado. Ah, no, direttamente è andato alla fine, perfetto. Trovato tutto! Tutto, mai fatto! Vabbè. Sto imparando a comprendere il gioco, quindi. Questo è il morfo maglietto. Chi vi ottiene la misteriosa bocca morfosi, vedete, viene trasportato via da quello strano vortice. Ora puoi infilarsi in bocca un intero maglietto e assumerne la forma.
liberati finché non riesci a capovolgerti. E ma ti è nascosto qualcosa dentro la maglietta? Ah, boh. Questo non lo sappiamo. Non sappiamo neanche chi siano quei corvi, quindi. I famosi corvi di cui ho parlato nel primo episodio della Demon Film. E si continua. Con l'insegna di Lindrum Works, vabbè, credo che sia la stessa cosa, quindi mi lascio 5 secondi. Perfetto. Ok. Adesso andiamo. Mai fatto, mai fatto. Forse nel primo episodio lo feci. Ok, ci dovrebbe essere due buchi, cioè se no sì. Immaginavo che si trovasse là. C'era un bel po' di spazio. Acque tempestose. Che mi dà molto l'idea di un altro livello. Non so di che. Però fai. La vita a spino qua è, dovrebbe essere ottima. Però non so. Per il momento andiamo di così. Fuoco! Questo è un fuoco. Proviamo fuoco, dai. Martello non mi piace molto. Poi fuoco è la migliore abilità del gioco, o sbaglio? Che se la contendono molto fuoco e tornando cinerino. Però dipende dalle circostanze. Diciamo che si complementano l'uno l'altro. Nei luoghi in cui possono stare. Neanche ho avuto il tempo di vedere che cosa stavo facendo, che subito l'ho aspirato. Parliamo. Ah, non lo sapevo. Ok, immaginavo che fosse Spino Pasticcio il protagonista di questo livello. Più un vuoto di salvato, ce ne sono 5 da quelli. Perfetto. Non ci dovrebbe essere niente. Moia! È arrivato fino lì? Davvero? Era proprio quello che volevo fare, assolutamente. Non è che volevo andare avanti o vedere cosa ci fosse a destra, no, assolutamente. Proprio quello che volevo fare. Bella la ossa, no? E ghiaccio attacco? Ah, ok, ce l'ho fatta. Allora, ci andiamo più tardi. Perché prima c'è una botta mostruosa. E ancora ci dovrebbe essere qualcosa qui, di nascosto, soprattutto. Ok. Perfetto. Ok. Raffica turbo. Mangia 3 pasti in mare. Ok, andiamo a cercare gli altri pasti. Andiamo a cercare gli antipasti. No. Non ha alcun senso. Ok, vediamo l'altro pasto dov'è. Forse qui. Ci vado di. Che lo posso trovare? Ce ne sono 2. Aspetta per un secondo. Ok ragazzi, sono andato a cercare se ci fossero altri pasti per vedere un po' se potessi completare direttamente la missione. Ma credo che ora si deve completare la missione, perché adesso non c'è più questo. Ok, perfetto. E quindi si può prendere molto più velocemente. Se oggi mi sentite con la voce un po' rauca o con un po' di raffreddore, non è normale. Però ho preso raffreddore. Non so da chi, non so da che cosa. È probabile che io abbia dormito con un pigiama un po' troppo leggero questa notte, però fai. Via. Perfetto.
Ok, una capsula. C'è anche una moneta. Questo porterà da qualcosa di nascosto. Presso per fuoco. Quindi andiamo a prendere fuoco. No! Niente, non si potevano prendere lì. Niente. Vabbè, si sentiva già che c'era il guarda di qualche grimassa. Comunque molto bella la ossa. Che riporta la mente molti giochi di Kirby. Sta andando molto velocemente, stanno fanno. Molto molto buono. Ok, accendiamo le candele, le lanterne, quello che sono. Perfetto. Quarto guardo di salvato. Molto lineare come cosa. Ma sembra molto difficile non fare cose. Cos'è? Ah, ok. Molta carica che ovviamente non reagisce con il vento. Fuoco di drago. Vuoi avere l'abilità fuoco? Quindi c'è una terza evoluzione, perfetto. Allora, andiamo. Ok. Vediamo. Dove mi porta? Dove mi porta? Qui. What? Cosa? Salta la stanza segreta sotterranea. Non l'ho fatto neanche apposta. Mi è caduto direttamente dalla mano, quindi. Morfosi. Veloce. Veloce. Ok, più velocità. E adesso non so. Si è trasportato da un lungo all'altro. Perfetto. Abbiamo fatto tutte le missioni. Ma ci manca una terza. Ma ci manca proprio la prima, perfetto. Ci sarà stato qualcosa di segreto, di nascosto. Che potevo farlo anche senza questo, però fa niente. Ora dove andiamo? Ah, ok, bisogna farsi trasportare dal vento. Ah, ok, fa capsula. Adesso Miranda a cercare anche le monete viola. È probabile che stiano da qualche parte o anche prima che ci stia. Sì. Però vedi. Trovo una cava al sicuro dal vento. Penso la stessa cosa. Vedi stella blu. Non è una mia unità viola, non è stella blu. Da blu viola, diciamo. È tendente sul viola. Adesso, visto che per il momento non so ancora che titolo darà l'episodio, perché non cercare di fare qualcosa in particolare? Ad esempio, abbiamo 7 gemme. Ok, spino pasticcio. Cerchiamo di prendere, visto che abbiamo preso tanti progetti, cerchiamo di prendere più cosa. No, non si può andare in disco. E riproviamo. La gioia di riprovare. Perfetto. Ma perché vai a rallentatore quello qui?
Sì, diciamo che questo serve l'abilità spiro. No, è davvero. Ok. Perfetto. Credo che non debba essere fatto così per fare. Davvero? Ma stiamo scherzando? Grazie. Vieni. Ok. Sì, diciamo che è un'abilità che si muove soltanto quando c'è qualcosa che lo fa muovere, tipo una discesa oppure dei nemici, per accalappiarli tutti, possiamo dire. Quindi dai, ora vedete una bellissima speedrun, ovvero 3 2 1, go. Si poteva fare leggermente meglio, però comunque credo che sia stato apprezzato. Si può fare 2 minuti, credo. Bene, bene, bene. Battaglia sul pote di ghiaccio. Non voglio farlo adesso. Riesco a farlo in altro momento. Ovvero domani. Così facciamo sia quello sia il boss finale. Ma a chi se ne devo battere? Ah, è limitata, è limitata, è limitata. Cosa? Non ho capito niente. Ma penso la stessa cosa. Vabbè.
bello, tutte le abilità mie preferite. Molto buono, molto buono, molto buono. Che può stare, che sotto l'acqua ghiacciata. Questo rondo qui è molto veloce. Quindi dovrei finirlo in un lampo. Oppure in un tornado. Non fa ridere questa battuta, ma non credo neanche che sia una battuta. Allora, via. Perfetto. La speed deve andare molto più velocemente. Perfetto, neanche un nemico. Ok. Ah, vale. Ops. Sbagliato, fa niente. Non lo sapevo. Si poteva fare in meno di 30 secondi, mamma mia. È una questione di tempo. È solo e soltanto una questione di tempo. Facciamo questo ancora. E poi dopo questo ci concentriamo sulla città. Secondo il mio telefono adesso sono a 30 minuti di gestazione. Cioè cosa significa? Significa soltanto che in pratica adesso avremo tutto il tempo avanzato da questi 30 minuti per fare la città di Mondo D. La possiamo fare in quanto tempo vogliamo, ovviamente. Dipende comunque dal tempo d'avanzo di tutto quanto. Vediamo qui. No, devo sbagliare. No, perché è tutto questo labirinto qua. Ah, c'è pure la freccia. Vabbè, parliamo. Dove dico la freccia di qua? Ok. Non si vede proprio niente. Cosa? Si può andare dritto? Sì, credo di sì, questo credo che sia la strada giusta. Vediamo. Dai, dai, dai. Ok. Speriamo che abbiamo fatto, perché non lo voglio rifare. E in mezzo lo dobbiamo rifare per 10 secondi soltanto. La gioia. E adesso che sappiamo tutto, comunque si può speedrunnare. Quindi è tutta una questione di tempo. E ce l'ho fatta! Wahoo! È molto meno di un minuto 10. Molto meno. Credo che siano state fatte. Credo che siano stati fatti apposta per farli meno di 20 minuti però. Meno di 20 secondi. Credo che siano stati fatti apposta per farli in 20 secondi in meno rispetto al tempo che mi hai detto. Però adesso perché non andare alla città di Waldo D? E comunque siamo a completamento del file del 30% circa. Quindi molto buono, molto buono. Cos'è? Ah. Oh no. Cosa serve? Va bene. Tanto lo dobbiamo fare comunque, quindi. Comunque, come vedete, il titolo dell'episodio non sarà Armeria di Waldo D.
molto strana come cosa. Poi vedete, non sarà ormai di Walt B. Ok. Non voglio neanche guardare cosa diventerà. Oh no. Parliamone. Cosa è successo? Perché non parla? Io non mi spiego. Ah, ti stavate al meglio. Vabbè, credo che faccia solo più danno e basta. Invece vorrei provare questo. Io ho detto che il fuoco, l'abilità fuoco, è l'abilità più bella che ci sia. Si sa volare anche bene. Cioè, adesso questa abilità è la migliore del gioco. Cioè, è l'abilità migliore del gioco in assoluto. Non può più di vampare. Ok. Che raggiunge un certo limite come al solito. Molto, molto, molto bene. Visto che sprecammo, credo che si sia notato, ma sprecammo a troppi goods il ricostituente. E visto che sì, io chiamerò il ricostituente da sport, ovviamente. Ok, se no andavo nella mia casetta. Ora abbiamo un po' di cose. Va bene, va bene. Qualche giorno staremo soltanto nella città di Waldo D a fare molte cose. Però non è quello il giorno. Quindi, cos'è? Cosa sono questi scali? Cosa c'è? Ah, pure qua. Va bene, va bene. E quindi, questo è tutto per oggi. Spero che vi sia... Spero che vi sia piaciuto questo video e ci vediamo nel prossimo episodio, ovvero quello di domani. Ciao a tutti!